L'ASL dell'Aquila, tra quelle regionali, è quella più vulnerabile poiché ci sono due ordini di problemi che devono essere necessariamente risolti. A lanciare l'allarme è la NAO Assomed Abruzzo, l'associazione dei medici dirigenti, che ha anche comunicato di partecipare il prossimo 23 novembre alla giornata di mobilitazione per dire no allo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, che ormai da molti anni è sotto attacco da parte di poteri forti, scrivono, e neanche troppo occulti. È l'occasione, dice il dottor Loreto Lombardi, segretario aziendale dell'Aquila della NAO Abruzzo, per fare chiarezza sulle tematiche che hanno portato a un confronto sempre più aspro tra i medici e alcune istituzioni politiche. L'associazione, dicono, ha deciso, nonostante il contratto sia ancora in alto mare, è scaduto infatti da ben 10 anni, di focalizzare l'attenzione sulle problematiche regionali e locali. Due i problemi in particolare alla ASL dell'Aquila, denunciati dalla NAO. Il primo è legato alla non riconferma del direttore generale Rinaldo Tordera. Sono 2 anni e mezzo, dicono ancora, che abbiamo avviato con la direzione un confronto, i cui risultati sono stati obiettivi. Progetti e percorsi dei quali beneficeranno cittadini, malati, operatori medici e non. Ma la strada è soltanto all'inizio. I tempi della pubblica amministrazione, è noto, necessitano di orizzonti più lunghi di almeno 2 o 3 anni per il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Un esempio per tutti, scrive la NAO. La chirurgia robotica, alla quale a livello regionale nessuno credeva, oggi è una realtà. I primi di gennaio poi decadrà il direttore sanitario. C'è il rischio di avere a marzo una ASL acefala, con l'interruzione delle innumerevoli progettualità intraprese e quindi con conseguenze disastrose sul piano sanitario, politico, provinciale e regionale. La ASL poi, scrive ancora la NAO, ha un turnover del 20%, il che vuol dire un medico assunto ogni 5 andati via. Di questo passo saremo costretti a chiudere interi reparti, con gravissimi disagi per i cittadini. La Regione, si legge, non ha ancora ratificato il piano assunzioni, senza il quale non possiamo effettuare i concorsi. La Direzione Sanità, fino ad oggi, ha fatto solo promesse mai seguite dai fatti, denunciano. Tra un mese, se non ci sarà un cambio di rotta, dovremmo chiudere il servizio di trasporto neonatale, ma la cosa che più ci angustia è che tutte le deficienze sono state corrette con l'iperlavoro e l'abnegazione dei medici e degli altri operatori, infermieri in testa. La dotazione organica ancora non è coperta completamente perché la Regione, denuncia ancora il dottor Lombardi, spende meno soldi per il personale di quanto prescritto, circa 7 milioni in meno solo per l'Aquila. L'ASL dell'Aquila è quella con il maggior numero di precari, tra medici e infermieri, oltre 400, proprio perché le autorizzazioni regionali alle assunzioni sono sempre state inferiori alla necessità. I medici invitano anche i cittadini a partecipare al sit-in del 23 novembre davanti all'ospedale San Salvatore, perché per risolvere anche problemi quotidiani come liste d'attesa, pagamento ticket, serve un'azione sinergica tra operatori, politici, amministratori e utenti.